Ciao amici, il Natale è già arrivato nella City Pinipon e con lui anche Babbo Natale. Immergiti con noi in questa magnifica avventura e presta attenzione ai dettagli. Alla fine vi farò una domanda. Siete pronti? Sì? Dai, incominciamo! Arriva la notte più magica dell'anno. I Pinipon fanno gli acquisti dell'ultimo minuto. Stanotte arriva Babbo Natale e vanno a dormire presto. Ciao Luigi! Ciao Marta! Cosa fate? Volevamo farti vedere cosa abbiamo preparato a Babbo Natale. Latte e biscotti! Ah, benissimo! Però poi tutti a dormire, eh? Perché finché non andate a letto, Babbo Natale non può lasciarvi i regali. Sì, sì, volevamo solo fartelo vedere. Sono sicura che a Babbo Natale piacerà un sacco. Dai, entriamo! Sta nevicando tantissimo! Pian piano si svuotarono le strade della City Pinipon. Ehi, ma voi cosa ci fate svegli? Tutti a dormire! È che non riesco a dormire! Beh, vedi tu, se non vai a letto rimani senza regali. Ok, andiamo a dormire. Dai, lasciate lì latte e biscotti e a letto! Buonanotte bambini! Tutti dormivano e la città era molto tranquilla. Non si sentiva neanche un rumore. A parte i passi di una persona molto speciale. Oh oh oh! Che profumo di latte e biscotti! Alla vaniglia! Mi sta venendo una fame! Non pensare ai biscotti, mettiamoci al lavoro, abbiamo un sacco di cose da fare. Ok, ok, passami i regali di Marta e Luigi. Ma ce li hai tu? Io? Ma no, li ho lasciati lì giù. Qui giù non ci sono. Vediamo, aspetta, non capisco niente. Sono sicuro di averli lasciati qui. Cerca di ricordarti perché ultimamente sei un po' smemorato. Beh, una cosa è dimenticarsi dove ho lasciato le chiavi, ma migliaia di regali, ti assicuro che erano qui. Stai dicendo che hai perso i regali? Comunque, abbiamo perso i regali, non è solo colpa mia. Ok, pensiamo a quando li abbiamo visti per l'ultima volta. Qui, proprio qui. Ripercorriamo il nostro cammino. Torniamo alla slitta esattamente da dove siamo passati. Dimmi che hai le chiavi della slitta. Sì, certo, ce le ho in tasca. Vediamo, siamo passati di qui, da questo marciapiede. Guarda queste impronte, che strano, prima non c'erano. È vero, ci sono delle impronte. Mi dispiace, Babbo Natale, ti ho dato la colpa. Ma tu non hai perso proprio niente. Mi sa che ci hanno rubato i regali. Ma chi è così cattivo da voler rubare giochi ai bambini? Non lo so, ma se lo trovo... E adesso cosa facciamo? Le gnome non hanno tempo per preparare i regali e tutti i negozi sono chiusi. Abbiamo solo una possibilità. Dobbiamo trovare il ladro e recuperare i regali. Seguiamo le impronte. Le impronte vanno al Luna Park. Arrivano fino a qui. Che strano. Beh, visto che siamo qui, andiamo sulla ruota panoramica? Lascia stare la ruota panoramica. E nell'altra? Sei incorreggibile. Sì, sì, scusa, lo sai che sono come un bambino. Dobbiamo trovare regali. Beh, dai, almeno ti offro un chupa chupa. Gli zuccheri mi aiutano a pensare. Sì, ok, mi farà bene. Non ho mangiato niente da quando siamo partiti dalla Lapponia. Sai, mamma Natale, sei bellissima come il primo giorno in cui ti ho conosciuto. Non so quanti anni fa ormai. Non dirlo, non dirlo. Guarda, le impronte vanno al treno del fantasma.
Non mi dire! Che paura! È l'unica giostra che non mi piace! Dai, non aver paura! Riesci ad entrare in comignoli che sono molto più paurosi! Sì, beh, vero! Dai, andiamo! Ma entriamo insieme! Sì, io sto sempre con te! Guarda, sono qui! I regali di Luigi, di Marta, Peppe, Iris, Carmen, Ines, Luca, Berta, tutti i regali! Sì, ma cosa ci fanno qui? Chi sarà stato? Sarà stato un bambino? Avrà visto così tanti regali? Un bambino da solo ha portato qui tutti questi regali? Ma cosa ci importa? È Natale! Un attimo! Quel cappellino! Uscite subito fuori da lì! Ma con chi parli? Con le gnome, sono state loro! Dai, uscite! Promettete che non vi arrabbiate? Sì, promesso! Quanto mi dispiace! Sì, anch'io sono proprio dispiaciuta! Uscite fuori tutte! Dai, ok, va bene! Oh, guarda lì, c'è il mio cappellino! Ma come vi viene in mente di rubare? Mamma Natale, l'avevi promesso! Ok, va bene! Perché l'avete fatto? Volevate lasciare senza regali milioni di bambini? È che noi lavoriamo tutto l'anno come delle matte per fare i regali e alla fine il merito è solo di Babbo Natale. Lui si mangia tutti i biscotti, lui esce in tutti i film, lui è sempre quello che vogliono vedere tutti i bambini. Non è giusto! Guarda te, anch'io lavoro e nessuno dice niente di me. Non volevamo rubare regali a nessuno, volevamo distribuirli noi e siccome sapevamo che non volevi, li abbiamo presi per darli ai bambini. Ma poi ci siamo accorti che non avevamo la lista. Beh, certo, ce l'ho io, nella mia testa. Io conosco tutti i bambini del mondo. Quello è il treno elettrico di Ivan, la console di Eva. Ah, tutta la lista nella tua testa? Beh, certo, per quello che si dimentica quasi tutto, perché non gli sta più niente nella testa. Vi siete accorti che ora è? Non ho più tempo, non faccio in tempo a distribuire tutti i regali. Oh, oh, mamma Natale, alla fine abbiamo fatto un disastro. Mi dispiace, per colpa nostra i bambini rimarranno senza regali. Beh, loro volevano consegnare i regali e anch'io posso aiutare se ci suddividiamo il lavoro? Non so se è una buona idea. Al contrario, se ci suddividiamo il lavoro. Ma l'ha appena detto! È meglio che pensi lui che ha avuto l'idea. Dai, allora, andiamo, io vi dirò di chi sono i regali. Tutti al lavoro! Che buon profumo! Non posso fermarmi tanto, ma se me ne mangio solo un pezzetto non succede niente. Che buono! Dai, continuiamo. E così, grazie al lavoro delle gnome, Babbo Natale e Mamma Natale distribuirono tutti i regali. Beh, sembra che ce l'ho fatta! Ce l'abbiamo fatta insieme! Sì, è vero, senza il vostro aiuto non ce l'avremmo mai fatta! Che ne dite se andiamo tutti quanti a berci una cioccolata calda con i biscotti? Sì, bene! Mi tocca sempre fare la guastafeste, ma volevo ricordarti che dall'altra parte del mondo è ancora notte e ci sono ancora tantissimi regali da consegnare! Adesso mi ricordo perché lavoro solo un giorno all'anno. Ci sono i regali! Scendi, Luigi! Sì, Babbo Natale si ricorda di tutti, vero Marta? Mi sarebbe piaciuto conoscerlo. Ho provato a stare sveglia fino a quando è venuto, ma poi mi sono addormentata. Wow, che bello! Ciao di nuovo! Vi è piaciuto il video di oggi? Divertente, vero?
Adesso vi mettiamo alla prova con una semplicissima domanda. Vediamo se siete stati attenti. Quanti regali porta Babbo Natale a Marta e a Luigi? 2, 3 o 4? Se sapete la risposta, scrivetela nei commenti. E voi che pinipon avete chiesto a Babbo Natale? Scrivetelo nei commenti. E come sapete, se non volete perdervi neanche un video, iscrivetevi al canale. E se vi è piaciuto, mettete un like. Adesso potete vedere altri video del mondo pinipon, cliccando sull'immagine che vedete sullo schermo.